Ben ritrovati a questa ultima tappa della miniserie di questo viaggio da Android verso Ubuntu Touch e ritorno. Abbiamo visto com'è Ubuntu Touch, abbiamo deciso che è carino, è tutto bello, parte funzionante ma non sufficiente per noi. E allora cosa facciamo? Vogliamo tornare al punto di partenza, ovvero tornare al nostro Android 4.3 che era presente prima, all'inizio di questo viaggio. Come facciamo? Lo vediamo qua, in questa procedura. Allora, andiamo con ordine come abbiamo sempre fatto, quindi tolta la curiosità di Ubuntu Touch, vogliamo tornare appunto ad Android come prima. Allora, dobbiamo reinstallare in poche parole il firmware, ovvero la ROM originale di Google. Ma dobbiamo averla per poterla reinstallare. E quindi iniziamo ad andare a scaricarci la ROM originale del nostro Nexus 4 e la troviamo a questo indirizzo. Quindi adesso mi reco nel mio browser e ho già aperto quell'indirizzo che naturalmente troverete nella descrizione del video, ovviamente. E qui ci sono le immagini originali, le immagini originali per diversi telefoni, fra i quali anche il nostro. Dobbiamo andare a cercare il nostro Nexus 4. Vedete Nexus 5, che inizia già ad apparire, il nuovo Nexus 5, 7, che è il tablet, 10, Nexus 4. Eccola qua. Come facciamo a sapere quale scaricare? Noi avevamo l'Android 4.3, se ricordate, e fra parentesi c'è il numero, la sigla della build famosa. Quindi andiamo a, facendo riferimento alla sigla della build, ecco qua, vedete, dobbiamo andare a scaricare l'immagine. Noi avevamo opportunamente preso nota della sigla della build. Andiamo su, eccola qua, Android 4.3 e Ilungo WR66Y. Vediamo un po'. Ilungo WR66Y, perfetto. Quindi Android 4.3 è proprio questa, la nostra immagine originale di Google. E quindi si fa clic qua. E eccola qua, questa, quindi il link è questo, si fa clic qua e si scarica l'archivio compresso che contiene, scusate, Nexus 7, questo, Nexus 4, questo, attenzione, se è posizionato malamente, in realtà, attenzione, guardate il titolo, OCCAM, OCCAM è l'identificativo del Nexus 4 che lo troviamo anche qui nel wiki di Ubuntu, dove dice che il Nexus 4 è un apparecchio, è uno smartphone riconosciuto da Canonical come apparecchio di sviluppo ufficiale, e vedete che la sigla è OCCAM, vedete proprio lui. Quindi OCCAM Nexus 4, Android 4.3, Ilungo WR66Y è questo, si clicca il link qui e si scarica il pacchetto compresso, l'archivio compresso con tutto il software originale Android. Molto bene. Fatto questo, che io ovviamente ho già fatto, e andiamo a vederlo qui nella mia cartella di lavoro, eccolo qua. Quindi ho scaricato questo in poche parole e col tasto destro estrai qui, mi ha creato la cartella decompressa, diciamo. Con dentro tutto, ecco qua, tutto quanto serve per ricaricare Android 4.3 originale sul mio Nexus 4, o sul nostro Nexus 4, se state seguendo anche voi. Benissimo, estrarre l'archivio, scaricate e posizionarsi con il terminale nella cartella estratta, ovvero dobbiamo posizionarci con il terminale qua dentro, in poche parole, qua. Come facciamo? Io ho l'opzione di aprire direttamente il terminale da una certa posizione, eccomi qua. Come
Quindi il terminale precedente, posso anche chiuderlo, va? Così sfruttiamo questo che è già posizionato, magari lo rimpicciolisco un attimo. Più o meno, ecco qua il nostro terminale, così. Quindi ci siamo posizionati in questa cartella dove c'è il software originale. Connettere il telefono acceso con il cavo USB. Ecco, io l'avevo già connesso, cioè rimasto connesso dall'ultima operazione. Vedete qui in basso che ho già connesso. Il telefono è acceso con Ubuntu Touch tuttora installato, ovviamente, perché noi partiamo da lì. Il cavo è connesso. E quindi nel terminale eseguire il comando reboot bootloader, adb reboot bootloader. Quindi eseguiamo copia, ctrl C, terminale, incolla e enter. Vediamo un po' cosa succede. Ok. Il telefono riparte presentando il menu del bootloader. Eccolo qua, lo riconoscete col robottino sdraiato e ci risiamo. Eccoci qua. A questo punto eseguiamo il comando flash all, che dal nome ci fa già capire che flash, ovvero spazza tutto e rimette Android. Cosa diciamo nella nostra scaletta? Attendere la fine della procedura perché ci vuole un po' a ripulire il telefono e ricaricare tutto Android. Nel mio caso ci ha messo un po' più di un minuto, vabbè, comunque. Diciamo un po', ma non così tanto. Si possono seguire i messaggi sul terminale mentre sul telefono resta il menu del bootloader. Quindi sul terminale appariranno dei messaggi della procedura e sul telefono resterà il nostro amico robottino. Al termine il telefono riparte con il sistema Android nuovamente installato e riparte il wizard iniziale come fosse un nuovo telefono. Quindi ci ritroviamo al punto di partenza di Android questa volta. Allora, eseguiamo questo script che farà il miracolo di farci tornare ad Android. Quindi copia, incolla ed enter. Voilà, sending bootloader, ok, sending radio, tutti i moduli, tutte le varie parti del sistema, rebooting, into bootloader, vediamo un po', dobbiamo solo aspettare che finisca, sta facendo le sue faccende, questo script flash all.sh, vabbè, aspettiamo un attimo. Ok, finché viene fuori ok, andiamo bene. Qui vedete bootloader version, manda questo bootloader, serial number, ok. Sending system, vedete 570 mega, credo, sì, 570 mega. Questa qui è probabilmente la parte più lunga, sta mandando attraverso il cavo USB il sistema, sta scrivendo sistema nel telefono, mentre qui, come dico nella scaletta, vedete che qui rimane la schermata del bootloader con il nostro robottino sdraiato e la pancina aperta. Vedete qua il nostro bootloader con il lock state, vedete qui l'ultima riga scritta in rosso, lock state unlocked. Il nostro bootloader è sempre unlocked e qui non so se si riuscite a vederlo, ma in verde sotto l'ultima scritta rossa c'è scritto writing, ovvero vedete qui nel terminale che sta scrivendo il sistema. E anche qui in verde segue quanto sta facendo, vedete che writing user data e qui c'è scritto writing, cioè i messaggi tra il telefono e il terminale sono speculari in realtà, e se vedete che cambia, ecco adesso sta ripartendo, vedete qui è finito, il terminale è tornato al prompt dei comandi, aspettando il prossimo comando, e qui rebooting, vedete il simbolo del Nexus che appare, è già finito, In effetti non ci ha messo più di un minutino a tornare ad Android, il che non è male, tutto sommato, tutto questo giro, poi poco più di un minutino siamo già tornati a un telefono
Nexus originale nuovo. Aspettiamo che faccia le sue faccende, non so cosa stia facendo, comunque sta ributtando, sta piazzando bene il sistema e dovrebbe partire appunto il wizard iniziale. Vediamo un po'. Wizard iniziale, mi aspetto wizard iniziale, vediamo un po'. Aspetta, 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 cambiato il colore dello sfondo, eccoci qua e siamo tornati al punto di partenza, quasi al punto di partenza, dove ho dovuto sbloccare la sim e fare il wizard iniziale. Quindi, ok, a questo punto una delle prime cose che abbiamo fatto all'inizio di questa miniserie è stata fare il backup nel file backup AB di tutte le nostre applicazioni, dei nostri dati, eccetera, eccetera, prima di svuotare il telefono. E quindi a questo punto possiamo sfruttare questo file per ripristinare la maggior parte, se non tutto, il nostro telefono come era veramente all'inizio, senza dover rifare a mano tutte le impostazioni. Quindi per poter fare questo ripristino, cominciamo a posizionarci con un terminale dove abbiamo archiviato noi questo file. Quindi noi l'avevamo spostato qua, quindi nella mia cartella di lavoro Nexus, eccolo qua, i miei 860 mega sono posizionati qua. Quindi con il mio terminale mi devo posizionare lì. A questo punto navighiamo un attimino, ls, eccoci qua, backup AB, mi sono posizionato e sono lì, per il momento sono a posto. Adesso, prima di procedere però, sul telefono devo effettuare i passi del wizard che permettono di accedere alle impostazioni, eccetera, un po' come all'inizio. Se decidete di già impostare qui il vostro account Google, aspettate che il telefono sincronizzi tutte le applicative che avete già installato in precedenza, cioè potete decidere già di fare il wizard completo perché sapete che restate ad Android a questo punto, non come in precedenza che abbiamo rapidamente fatto il wizard saltando i passi giusto per arrivare alle impostazioni del telefono. Qui, sapendo che adesso rimaniamo ad Android, torniamo e ci rimaniamo, possiamo anche fare come si deve il wizard. E quindi impostare tutto quanto serve. Allora, prima di procedere, quindi adesso mi devo fare, per ripristinare il mio telefono, mi devo fare il mio wizard come si dice, quindi fermo il video qua e procedo a tutto quanto mi serve per il mio wizard e poi ci vediamo fra un attimo per proseguire nel recupero dei dati effettivamente del recupero del nostro backup. Quindi, fra un attimo ci rivediamo. Benissimo, rieccoci qua dopo le impostazioni iniziali del wizard di richiesto previsto meglio da Android con il mio account, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Adesso abbiamo telefono impostato, diciamo, ancora come fosse nuovo, come widget e pagine qua, però per il resto gli applicativi che avevo installato sono stati reinstallati, eccetera, eccetera, perché già il sistema Android prevede un suo backup perlomeno parziale degli applicativi, delle impostazioni, di alcune cose. Ecco, quindi questo restore è già stato fatto dai server di Google. Come ho detto, tutti i miei applicativi sono stati reinstallati, quelli che avevo, però i miei dati ovviamente non ci sono ancora. Ed ecco che qui rientra in gioco il nostro file di 800 mega, mi sembra. Sembrava fosse, sì, 860 mega, che abbiamo creato all'inizio del nostro viaggio. E dobbiamo fare un restore, ovvero un recupero di questo file. Come facciamo? Allora, noi siamo. Ecco, allora, noi siamo al punto in cui abbiamo il nostro telefono sempre collegato con il cavo, eccolo qua. E quindi, per un'ulteriore, ennesima volta, dobbiamo
abilitare, ormai lo sappiamo perché l'abbiamo già fatto un paio di volte, abilitare la modalità di sviluppatore e attivare il debug USB per poter mandare il file backup AB verso il telefono. Quindi questo debug USB serve proprio per quello, per poter connettere il PC al telefono, come ben sappiamo. Quindi queste due impostazioni ormai le sappiamo quasi a memoria, però le facciamo comunque come si deve. Allora, la prima, dunque, attivo il telefono, lo sblocco, coraggio, ecco. Poi tiriamo giù l'area delle notifiche, qui a destra per far apparire il pannello delle impostazioni, poi impostazioni, la solita icona qui in alto a destra. Andiamo fino alle informazioni del telefono, in fondo. Nel frattempo ho trovato un modo forse di rendere più nitida l'immagine del telefono, non so se ne siete accorti, ma rispetto ai primi video forse qualcosa è migliorato, è più leggibile, almeno io vedo meglio. Info sul telefono, Nexus 4, 4.3, eccetera, eccetera, col suo build GW, tutto a posto, eccetera eccetera eccetera. E noi cosa dobbiamo fare? Proprio sul numero build, ormai sappiamo, dobbiamo toccare 7 volte la voce numero build per attivare la modalità sviluppatore. Quindi 1 2 3 4 5 6 e 7, ecco che appare il messaggino: ora sei uno sviluppatore, il messaggino di conferma, e fin qui ci siamo. Poi l'altro passo, sappiamo che dobbiamo andare nelle opzioni di sviluppatore qua sopra, quelle con le graffe, clic, dico clic ma è diciamo un tap, un tocco con il dito, eh? Quindi opzioni di sviluppatore e dobbiamo attivare il solito debug, eccolo qua, questo qua. Andiamo ad attivare l'opzione debug. Solito avviso che il debug è solo per scopo di sviluppo, bla 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 bla, ok. E siccome il telefono è come fosse nuovo, ecco riapparire di nuovo il fingerprint, ovvero consenti sempre a questo punto, consenti che dal mio PC, da quel specifico PC con tutta questa sequela di simboli esadecimali, consenti che il debug USB possa essere fatto fra questo telefono e questo PC. Ebbene sì, facciamo ok per l'ennesima volta. E siamo pronti, quindi usciamo. A questo punto siamo pronti per fare il nostro restore. Come si fa il restore? Con questo comando adb restore backup. Quindi copia e incolla nel nostro terminale, nel quale già prima di interrompere il video ci siamo posizionati opportunamente nella nostra cartella laddove abbiamo archiviato il nostro file di backup. E quindi sotto backup Nexus 4 sono proprio qua. Faccio incolla del mio comando. Ecco, guardiamo un attimo la scaletta prima di far partire il comando perché ci sono delle note interessanti. Quindi appena farò enter, così già come all'inizio per creare il backup, ancora una volta mi apparirà la richiesta sul terminale di sbloccare il telefono, perché sul telefono apparirà una schermata simile a quella di conferma del backup, ma per una conferma del restore questa volta, nella quale io posso dare l'ok, eventuale password se ho crittografato il mio file di backup, ma non è il nostro caso. E quindi posso o rinunciare o dare l'ok, esattamente specularmente come per il backup che abbiamo fatto all'inizio della miniserie, di questa miniserie. Adesso per il restore ci appare sul telefono una richiesta di conferma praticamente. Posso fare il restore sì o no? Sei sicuro sì o no? Ecco. Una volta che abbiamo dato quell'ok, il ripristino partirà e bisogna solo attendere, eh? Ancora una volta ci mette tanto più tempo quanti più dati ha da ripristinare. A questo punto c'è una cosa interessante da tenere presente: siccome io ho ripristinato il mio telefono, l'ho ripristinato
totalmente, diciamo, anche con un restore dai server di Google di tutti i miei applicativi, servizi, tutto quanto, è possibile che il restore possa fallire a causa di conflitti con le applicazioni o servizi attivi, ovvero io con il mio wizard iniziale del telefono, come ho già avuto modo di dire, ho impostato il mio account Google, ho impostato tutto e Google, Android, dai server Google ha ripristinato tutto quanto ha potuto ripristinare e utente al telefono è attivo. Sono attivi anche alcuni servizi necessari al telefono in questo momento e questi servizi o applicativi che si sono attivati per conto loro durante l'installazione potrebbero entrare in conflitto, ovvero se c'è un programma attivo, il ripristino dei dati o delle impostazioni per quel programma possono anche non funzionare perché il programma è attivo. E quindi può succedere che il restore possa fallire una volta, due o tre, finché noi non abbiamo fatto cosa? Non avremo interrotto i servizi o spento i programmi che vanno in conflitto e man mano riprovare con il ripristino. Adesso lo vediamo. Spero che succeda almeno una volta, perché una volta mi è successo, inizio novembre, quando ho fatto il primo giro. È attivo, sarà quasi sicuramente attivo sul telefono il servizio di Google Play, ovvero quello che gestisce gli applicativi, il catalogo degli applicativi, e questo a un certo punto faceva fallire il ripristino. Quindi ho dovuto spegnere il servizio di Google Play per poi poter far andare a buon fine il ripristino. Spero succeda, così lo vedete in questo video. E quindi ancora una volta, niente panico, dovesse fallire. L'operazione di ripristino è sicuramente perché c'è attiva o un applicativo o un servizio sul telefono in quel momento che dà fastidio a quell'operazione. Quindi non preoccupatevi, spegnete quel servizio in modo da far funzionare il ripristino fino in fondo. Poi, se fate ripartire il telefono, tutto si metterà a posto. L'importante è riuscire a ripristinare i nostri dati. Ecco, dunque, dicevo che adesso possiamo procedere con, diciamo così, un primo tentativo di ripristino. Può andare bene fino in fondo, come interrompersi, come ho appena detto, eh? Quindi adesso procediamo. Ok, allora procediamo, quindi posizioniamoci sul telefono, così vediamo se si vede qualcosa da lì, e sul terminale abbiamo già impostato il comando, facciamo Enter. Ok, e come previsto dalla scaletta, vedete che il terminale dice adesso vai a sbloccare sul telefono, ovvero confermare, vedete qui, e confermare l'operazione di restore. Infatti sul telefono è apparso il pannello previsto, dove c'è scritto è stato richiesto un ripristino, bla 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 bla, se c'è una password inseriscila qua. Quindi digita la password qua, ma non è il nostro caso. E qui in basso si può scegliere ancora di rinunciare al ripristino oppure di ripristinare. E noi scegliamo ovviamente di ripristinare. Facciamo ripristina. Adesso vediamo cosa succede. Vediamo se va a buon fine oppure no questo ripristino. Che come ho detto, per motivi di conflitto con un applicativo o servizi attivi, potrebbe anche non andare a buon fine. Adesso speriamo che non duri troppo prima di eventualmente andare in errore questo restore, se deve proprio andare in errore. Vediamo un po'. Per il momento sta andando bene, eh? Vedete qui i vari messaggi di quello che sta inviando al telefono dal file di backup praticamente, no? Sta ripristinando sul telefono. Qui man mano passano i vari moduli e le impostazioni che sta ripristinando. Quindi io direi che quando lo fate voi, se lo farete voi, se decidete di provare anche voi questa operazione, basta aspettare a questo punto, è pazienza. Come dico qua, pazienza, più dati abbiamo, più ci impiegherà a ripristinare. Eh? Una volta dato l'ok, l'operazione parte, eccetera, eccetera. A questo punto direi che noi non possiamo far altro che aspettare. Io interrompo il video qui, metto in pausa,
dovesse andare male il ripristino, vi mostro cosa si vede, cosa succede. Dovesse andare bene, pazienza. Avete comunque nella mia scaletta cosa dovete fare in caso vada male il ripristino. Quindi per il momento metto in pausa fino a che non ci sono novità su questa operazione. Allora, ho aspettato a sufficienza per assicurarmi che il backup avesse il suo tempo per terminare, ma non è mai terminato. Come previsto, ci deve essere qualche conflitto con un servizio o un programma attivo sul telefono che impedisce all'operazione di restore, di ripristino, di concludersi correttamente. Concludersi correttamente vuol dire che nel terminale qui il comando deve terminare, deve tornare il prompt dei comandi e sul telefono devono finire i messaggi qui che passano qui, devono essere terminati. In questo caso non è successo, si è interrotto a un certo punto. A volte può dare effettivamente degli errori proprio il telefono, marcare degli errori che non riesce a concludere, a volte si interrompe così. E questo è un segnale dopo un certo tempo ragionevole che in realtà non riesce a concludere l'operazione per qualche motivo. Allora qua riattiviamo. Allora, in questo caso, come dico qui, bisogna andare nelle impostazioni, applicazioni in uso e spegnere tutto ciò che si presume possa dar fastidio all'operazione di ripristino. Quindi interrompiamo, come ci è spiegato qui, interrompiamo il comando nel terminale perché ormai non andrà mai a termine. Interrotto e torniamo al prompt dei comandi e sul telefono, anche lì, usciamo dall'operazione perché non si concluderà mai. Quindi anche sul telefono, anche sul telefono. Andiamo ad interrompere l'operazione di ripristino. Ecco, vediamo un po'. Voilà, l'abbiamo interrotta l'operazione di ripristino perché qui non c'è più. Vedete? Ok. A questo punto sempre come da scaletta, andiamo nelle impostazioni, nella sezione delle applicazioni, applicazioni in uso e usiamo anche l'opzione mostra processi nella cache perché sono poi quelli che possono dar fastidio e quindi andiamo a interrompere tutto ciò che riteniamo opportuno interrompere prima di riprovare il nostro backup. Quindi andiamo nelle impostazioni. Ormai conosciamo la strada a memoria e cerchiamo le sezioni delle applicazioni app, ecco qua, app. Adesso dobbiamo andare in quelle in uso, ovvero quelle attive. Aspettiamo che esca, ecco. E qua sopra, vedete qui c'è anche mostra processi nella cache qua sopra, quindi attiviamo anche questo così vediamo proprio tutto. Allora, vediamo un po'. Sicuramente quello che ha dato fastidio a me già a inizio novembre è il Google Play Store, quindi teniamo premuto questa voce e interrompiamo questo servizio. Ecco che sparisce. Poi le varie applicazioni, possiamo farle proprio interromperle tutte perché tanto poi se riavviamo il telefono, lo smartphone, andranno di nuovo a posto queste cose, però interrompiamo tutto ciò che potenzialmente può andare in conflitto col nostro ripristino, con i dati del nostro ripristino. Quindi non preoccupiamoci troppo di processo in background, condivisione, ma sì, anche questo va. Interrompiamo, non preoccupiamoci più di tanto di ciò che interrompiamo, vediamo cose. Con il robottino sono proprio di sistema, magari è meglio lasciarle stare, ma altre cose applicative, interrompiamo tutto.
L'orologio non lo so se dia fastidio o meno, comunque se si può interrompere lo interrompiamo. Vedo che il Maps non si interrompe, o sì. Archiviazione calendario. Bah, interrompiamo anche quello. Voilà. Mostra servizi in esecuzione. Ecco qua. Vediamo un po' se ci sono altre cose. Impostazioni. Ops, scusate, ho schiacciato sbagliato. Torniamo dentro. Mostra servizi in esecuzione. Questo. Interrompi. No, scusate, ho proprio interrotto le impostazioni. Accidenti. Quando si ha fretta. Allora, torniamo dentro. Ho interrotto se stesso qua. Allora, le impostazioni no. C'è una sveglia, interrompiamo la sveglia. Servizi di Google, non so cosa ci sia, qua vediamo un po'. Ecco, servizi di Google, messaggistica. Il Google Play qua, servizio Google Play, interrompiamo anche lui. Messaggistica, insomma, un po' un lavoro così, preventivo di pulizia, in modo che, interrompiamo anche questi, in modo che il telefono sia il più pulito possibile per, proviamo a interrompere ancora una volta il Maps, anche se continua ad avviarsi. Vediamo un po', c'è ancora qui qualcosa. In modo che il telefono abbia meno cose possibili attive, in modo che sia il più probabile possibile che non ci sia nulla che vada in conflitto con la nostra operazione di ripristino. Ecco, così, più di così, direi che abbiamo proprio interrotto tutto il possibile. Adesso riproviamo con il comando a questo punto. Quindi restore backup. Vediamo se questa volta va meglio. Qui diciamo ripristina i dati, sì, confermiamo e vediamo cosa succede. Sta lavorando. A questo punto ancora una volta direi di interrompere il video, ci vediamo alla fine. Ok, vedete che si conferma l'importanza di interrompere servizi e applicazioni il più possibile prima di eseguire l'operazione di ripristino che ora è terminata. Vedete qui il terminale è tornato alla posizione del prompt per aspettare il prossimo comando, questo, e vedete che il telefono si è sbloccato e alla fin fine siamo riusciti a terminare, quindi sul terminare il comando finisce, il telefono è ripristinato. A questo punto ci manca solo di, siccome non ci serve più, di disabilitare la modalità debug sul telefono, quindi facciamo subito. Quindi andiamo nelle impostazioni, 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 debug è nelle opzioni di sviluppatore, eccolo qua che è attivo in questo momento, lo disattiviamo perché appunto non ci serve più, voilà, disattivato, finito. Abbiamo fatto anche questo e l'ultima operazione, se vogliamo proprio tornare al punto di partenza come si deve, puliti puliti, l'ultima operazione è ribloccare il bootloader originale di Android, quindi bloccarlo in modo da impedire modifiche al sistema, da impedire installazioni non volute di altri sistemi operativi, di altre ROM. Quindi noi sappiamo come sbloccarlo perché l'abbiamo visto all'inizio, ma adesso lo riblocchiamo proprio per ottenere il telefono standard, come Google comanda, ecco.
Allora, staccare il telefono e spegnerlo. Quindi, torniamo sul nostro telefono e stacchiamo il cavo. Voilà, staccato il cavo, mettiamolo qui e spegniamo il telefono. Quindi, spegniamo il telefono, spegni. Verrà spento, ok, spegnere il telefono. Poi voilà, spento il telefono. Poi si fa quell'operazione difficilissima di accenderlo tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti del volume su e giù e quello di accensione, in modo che si avvii il menu del bootloader, come abbiamo già visto all'inizio di questa miniserie. Quindi adesso ci provo. Tengo premuto i due tasti e quello di partenza. Vediamo un po' se ce la faccio. Vediamo un po' dov'è, qua. Ecco, ce l'ho fatta, wow. E come sappiamo, il bootloader è attualmente sbloccato. Ecco qua, vedete l'ultima riga scritta lock state unlocked e dobbiamo farlo tornare scritta in bianco locked. Quindi adesso riconnettere il telefono con il cavo USB. Va bene. Connettiamo con il nostro cavetto, eccolo qua, connettiamo il telefono, fatto, e in un terminale eseguire il comando sudo fastboot om lock questa volta. All'inizio abbiamo usato unlock, adesso facciamo lock. Quindi incolla, enter, ci chiede la password perché è un comando amministrativo. Enter, ok, finished. Andiamo a vedere com'è lo stato del nostro bootloader sul telefono e vedete che lock state qua è tornato scritto in bianco e locked, quindi è proprio come il telefono, diciamo così, da fabbrica. Ecco. A questo punto il menu del bootloader si aggiorna e abbiamo concluso il nostro periplo, il nostro viaggio da Android verso Ubuntu Touch e ritorno. Concluso felicemente, ecco, per riavere il nostro telefono a questo punto possiamo anche staccare il cavo USB perché non ci serve più. Ecco. E come indica la frecciona qui Start, dobbiamo premere il pulsante di avvio per riavere il telefono normalmente. Lo facciamo così concludiamo come si deve questa serie di video. Ecco Google, il simbolo Nexus e tra un attimo partirà il nostro telefono, dovrebbe uscirmi la richiesta di sblocco della SIM. Eccola qua. Quindi una volta sbloccata la SIM, siamo a posto. Ok, con questo ho veramente concluso questo abbastanza lungo, ma neanche poi tanto. Sono più i tempi tecnici delle operazioni che fanno durare quanto abbiamo visto in questi video. Complicato, neanche poi più di tanto, alla fin dei conti, basta seguire questa scaletta, mi sembra. E con questo appunto ho concluso. Spero che sia stato interessante per voi vedere queste operazioni tecniche. Magari qualcuno, appunto, come ho detto all'inizio della serie, ha un Nexus 4 di riserva o di provo che può permettersi di pasticciare con questo telefono e provare queste stesse operazioni. Spero anche che qualcuno, che usa già Ubuntu sul PC sia stato interessato dal vedere su un telefono come si presenta realmente, toccare con mano quasi questo Ubuntu Touch. E vediamo cosa ne
come si prospetta il futuro di questo Ubuntu Touch, adesso che lo sviluppo va avanti e che entro aprile dovrebbe uscire una versione stabile o veramente utilizzabile su dei telefoni dedicati. Ecco, poi vediamo se succederà o no. Comunque, Ubuntu Touch, come ho detto, è entro certi limiti già usabile adesso. Volendo, si può anche rimanere con Ubuntu Touch, però ecco, insomma, non dà ancora tutto ciò che danno gli altri sistemi operativi. Ecco, con questo concludo, vi saluto, ciao ciao e alla prossima.